cordiale saluto a tutti quanti, al parroco Francesco, al vicario per gli assunti pastorali Alessandro Greco, al postulatore Cristian Catacoca, ai sacerdoti qui presenti, al sindaco, alle autorità civili in Italia, alla famiglia di Pirano, Angelo Giussi, tutta la famiglia qui presente, e a tutti voi, perché per noi è proprio una grazia celebrare questa liturgia, celebrare il segno della santità che cresce nella vita di un giovane in mezzo a noi, proprio in questo paese, in questa comunità. È realmente un dono di Dio, una grazia, una sorpresa. E cosa significa la santità? Significa che la vita di un giovane si riempie di pienezza, diventa piena, ma non di sé. Uno ritrova se stesso quando comincia a seguire Gesù, quando comincia a seguire Dio. La pienezza della vita noi la desideriamo, ma non la possiamo vivere come un nostro possesso, come un nostro egoismo. La pienezza è proprio di dire di sì ad un incontro più grande di noi. Mi ha sempre colpito in tutta questa esperienza che ho fatto da quando sono qui da 11 anni la discrezione con cui Angelo e Giussi hanno parlato di questo fatto, senza ostentarlo, senza farne vanto, ma come un tesoro immenso da custodire con rispetto, con attenzione. E poi lo stesso che la loro discrezione è aumentata dopo che l'8 settembre 2018 abbiamo detto solennemente a San Giovanni Rotondo che cominciava il processo diocesano per dimostrare che le due eroiche di Pieraggio. Gesù dice: io sono la porta. Passate attraverso di me. È come attraverso l'incontro con la sua umanità. Chi vede me vede il Padre, ha detto Gesù a Filippo. Chi vede me, io sono il cammino, la verità e la vita. Attraverso un uomo è venuta la salvezza, e poi questa salvezza Gesù l'ha consegnata ad altri uomini che portano nel mondo il segno concreto della santità, la santità che si comunica attraverso la Chiesa santa e la Chiesa peccatrice, peccatrice per la fragilità che abbiamo tutti, santa per la potenza dello Spirito che è in noi, e quindi attraverso degli incontri proprio si comunica la pienezza dell'amore del Signore.
scontro che ogni volta che sono qui in mezzo a voi, in questa comunità, un po' di emozione prende il sopravvento, perché non è sempre facile parlare, presentare la figura di Pierangelo a chi lo ha visto nascere, lo ha visto crescere e lo ha visto anche muovere i suoi passi nella fede in questa comunità. Io ho avuto la gioia di essere nominato, senza nessun merito, postulatore per la causa di beatificazione e canonizzazione di Pierangelo nella fase diocesana. E in questi anni ho potuto sperimentare e conoscere la grande, straordinaria ordinarietà di Pierangelo. Sembra un gioco di parole, però è quello che più lo rappresenta, perché Pierangelo, così come definisce Papa Francesco i santi della porta accanto, è un giovane, è stato un giovane, un santo, che ciascuno di voi ha potuto conoscere, che ha potuto vivere, anche se per poco tempo nella sua breve esistenza terrena. Un'esistenza però che ha lasciato il segno, un'esistenza che ha dato la possibilità a molti di riscoprire la propria fede. Ecco, noi già da un po' di tempo come comunità, eccellenza, stiamo riflettendo sul anche spinti dal Magistero di Papa Francesco e spinti dal suo Magistero, eccellenza, che non possiamo soffermarci, per esempio, il ciclo dell'anno liturgico, Cristo c'ha la sua pedagogia, però a volte sembra, ecco, come a volte il Papa dice, quella fede da museo, quasi come un Cristo che debba ancora nascere, ancora morire, ancora risorgere, quasi che non sia risolto. Allora noi oggi, per esempio, e anche grazie alla figura di Pierangelo, eccellenza, grazie anche alla sua presenza quest'oggi, la nostra comunità è ancora di più confermata nel suo cammino, innanzitutto di porsi, di fare proprio, ecco, quello che dice il Concilio, le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto, sono anche le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. Noi oggi, davanti al già e non ancora di Cristo, come ci poniamo come sequela? Io le posso dire semplicemente, eccellenza, che questa comunità davvero cammina grazie ai predecessori. Lei questa sera, eccellenza, ha celebrato con il calice del compianto Don Ezio Silvestri. Don Ezio Silvestri che come comunità abbiamo deciso di ricordare in ogni sua ricorrenza, anche di andare con dei piccoli segni, andare a porre un fiore sulla tomba che era proprio un po' abbandonata, un po' di Don Ezio, il servizio di Don Pino, gli anni di Don Alessandro. Ecco, questa comunità ha continuato a camminare sempre, ha continuato a camminare anche nel momento della pandemia, nel momento più triste che abbiamo vissuto. A volte si pensa che quando un prete arriva deve cominciare da zero, arriva lui il salvatore della patria. No, c'è chi ha lavorato prima di te, e Pierangelo davvero anche lui lavora in questa comunità. Io ringrazio il Signore di aver trovato, come tante persone, ma dei validissimi collaboratori, innanzitutto per la loro testimonianza nella formazione delle coppie. Ecco, sono stati scelti da i due che hanno
seguito le coppie per tanti anni, anche a livello italiano, Ada e Martino. Ultimamente Martino, che ha servito la pastorale familiare, è tornato alla casa del padre. Sono stati catechisti e gli insegnanti di Pierangelo, e loro mi hanno indicato anche le chiusi per la pastorale familiare, ma il contributo anche che danno all'interno del consiglio pastorale, eccellenze, in linea col magistero di Papa Francesco, in linea col suo magistero. Quindi, eccellenza, i frutti di Pierangelo sono frutti semplici, frutti che noi tocchiamo con mano e noi le ritroviamo, il nostro bene, non solo di circostanza, il nostro affetto e il nostro sì. Quindi ringraziamo il Signore e do adesso a tutti la santa benedizione per proseguire questo cammino in cui un punto di grande luce e di grande ardore è proprio Pierangelo. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Grazie, buonasera e buona domenica a tutti quanti. Un saluto a tutti gli abitanti di Faggiano dopo questa bella liturgia con il nostro caro Pierangelo, e poi perché sia un segno bello luminoso di vita di fede, ma anche di vita di comunità, che dia sviluppo a questa terra e implori le benedizioni del cielo. Buona giornata a tutti. Grazie anche a lei. Grazie di cuore, eccellenza. Francesco, benissimo, hai visto che bello? Ciao, Alessandro, ciao. Ciao, ciao. Va bene, buonasera, buonasera. Stasera. Buonasera, buonasera, eccellenza. Ciao, Damiano. Ciao, Don Damiano, grazie. Va bene. Posso, eccellenza. È stato un momento di grazia questi tre giorni. Pierangelo vive, perché Pierangelo, ecco, io ho voluto oggi postare su Facebook una foto che mi ha sempre colpito di Pierangelo. Pierangelo con il segno di vittoria. Quella foto è fatta durante la terapia. Pierangelo che, pieno di Cristo, sapeva che andava incontro alla morte, però ha vinto. Ed è una testimonianza stupenda di Cristo risorto. Per noi Faggianotti, Pierangelo è un dono. E come ci ha ricordato il Vescovo questa sera, ci indica una possibilità di vita nella fede, nella speranza e nella carità. E continuiamo questo bel cammino che è la cosa più bella, camminare insieme nella convivialità delle differenze, ma con la passione per Cristo, la passione per l'uomo, la passione per la pace e per il mondo. Grazie.